Ecco la signora Vita. Buongiorno. Questa è la mia cucina, un po' piccola, però c'è tutto quello che occorre per cucinare. Che cosa hai cucinato oggi a pranzo? Dunque, a pranzo abbiamo fatto una minestra veloce, pasta fresca con la mozzarella, il pomodoro e un po' di basilico. Ti sei alzata presto per cucinare? No, di solito non mi alzo esageratamente presto, verso le 7 mi alzo, faccio colazione, faccio più o meno i servizi più importanti della casa e poi esco non prima delle 9:30, alle 10 meno un quarto per fare la spesa. Che cosa hai comprato? Dunque, veramente oggi, cioè per stasera ho pensato, siccome c'è stata una festa alla terza, no? La festa patronale, e allora avevo comprato del pane, però c'erano tante altre cose da mangiare e allora è avanzato. E siccome conosco una ricetta proprio che si può realizzare con il pane un po' più duro, insomma, un po' raffermo, allora lo utilizzo per fare il pancotto. Questa ricetta, almeno così come l'ho imparata da mia madre, si faceva soltanto col pane, mettendoci il pomodoro, l'olio e un po' di cipolla. Però poi man mano che l'ho preparato ho cominciato a inserire anche altre cose, tipo delle patate, oppure ci metto anche un po' di pollo, qualche cosciotto, qualche aletta, così magari diventa un piatto unico, nel senso che c'è tutto quello che occorre, insomma, per mangiare. Quali ricette sa cucinare meglio? Cosa le riesce meglio? Beh, di solito i primi faccio più volentieri, forse perché penso che un buon primo già, insomma, si stima la faccenda. Però a volte preparo anche dei buoni secondi, della carne arrostita, cose comunque molto semplici, non faccio cose molto complicate. Invece cosa non le piace proprio cucinare e perché? Non c'è proprio qualcosa di particolare, diciamo che sono i dolci che non faccio volentieri. E c'è una spiegazione, nel senso che siccome non riesco a, diciamo, a decorarli molto bene, e invece ecco, secondo me anche l'occhio vuole la sua parte, nel senso che mi piacciono le cose belle, non vedendo il risultato anche bello, anche se buono, non tanto lo faccio volentieri, quindi preferisco comprarli dalle pasticcerie di La Terza, che ce n'è uno e che producono delle cose veramente molto buone. Generalmente compra solo quello che occorre per quel giorno oppure fa la spesa per tutti i giorni, per tutta la settimana? Allora, di solito faccio giornalmente la spesa, a meno che quando mi dico dal fruttivendolo ci sono delle verdure molto fresche, e allora ne approfitto perché poi posso con calma la mattina pulire, lavare, eccetera, eccetera. Quindi dipende da quello che trovo, però le verdure di solito le prendo il giorno prima. Allora, procediamo con la preparazione del piatto. Sì, allora, intanto, ecco, vi faccio vedere, questo è il famoso pane della Terza, è un pane particolare, conosciuto anche nei dintorni. Una volta si faceva una ruota di circa, non ricordo esattamente, ma mi sembra che era di 5 kg, ecco. Però adesso fanno i pezzi da un chilo. È un pane che diventa quasi più saporito quando passano i giorni. Questo si è fatto abbastanza, insomma, è un po' duretto da mangiare così, non è più buono. E allora prendo il pane, prendo naturalmente il coltello, faccio dei pezzettoni, non c'è bisogno di tagliare bene la fetta, no, ci servono proprio dei pezzettoni, praticamente così. Poi prendo una coppa con dell'acqua e lo metto in ammollo perché si fa ammorbidire un pochettino. Devono essere dei pezzi irregolari, insomma, così come vengono, non c'è problema.
allora lo faccio, taglio così. E quindi la seconda, diciamo, bisogna subito, dopo aver tagliato il pane, bisogna metterlo qualche minuto, non è che bisogna tenerlo per giusto il tempo che si deve ammorbidire. Dopodiché si può procedere già con gli altri elementi, tipo per esempio se dobbiamo metterci delle patate. Le patate vanno naturalmente sbucciate ad una e tagliate, anche queste forme irregolari, così abbastanza grosse, non sono come le patate che vanno fritte. E anche queste poi bisogna metterle in acqua, subito in acqua. Allora, un attimo che prendo un'altra coppa. Ci metto dell'acqua. E quindi bisogna pulire le patate e fare dei pezzettoni così praticamente. E mi dice le quantità a seconda delle persone? Allora, considerando che in famiglia siamo in tre, ecco, per quanto riguarda il pane uso quello che ho a disposizione, non c'è una misura precisa perché insomma il pezzo che è avanzato, e comunque deve almeno un pezzo per ognuno di noi, insomma, quando noi mangiamo. E per le patate magari anche un mezzo chilo, 700-800 grammi. E anche per se quando metto la carne, considero, se prendo delle coscette, magari faccio una coscetta a testa, insomma. Quindi non compro tanto a peso, quanto a numero proprio, insomma. Alla fine un buon piatto viene con un pezzo di carne o due a seconda, insomma, e poi un po' di patate e un pezzo o due pezzi di pane, insomma. È anche abbastanza gustoso il piatto, perché si va a condire con olio, con sale, con dei pomodorini freschi, quando naturalmente ne ho in casa, oppure a volte uso anche dei pelati, che comunque sono, faccio io durante l'estate, no? Compro dei pomodori e quindi li pelo e li si fanno cuocere a bagnomaria, insomma. Ma come hai imparato a cucinare quel piatto così bene? Beh, di solito si preparava già in casa quando io stavo a casa dei miei genitori, insomma. E poi ho continuato a farlo quando i miei figli, insomma, sono diventati un po' più grandicelli, perché i bambini piccoli questo piatto non lo possono mangiare, però quando diventano un po' più grandi sicuramente lo possono, lo gustano molto, anche perché viene in forno e quindi viene croccante, lo faccio abbrustolire il pane, quindi piace, insomma, è un buon sapore. Quindi gliel'hai insegnato qualcuno, vero? Sì, l'ho visto fare mia madre, e quindi e sicuramente lo facevano anche loro, lì stessa l'ha visto da sua madre, quindi è un piatto che si tramanda, diciamo. Chi cucinava in famiglia quando era bambina? Mia madre cucinava, anche se mia madre lavorava, quindi io ho imparato presto a cucinare, anche se piatti molto semplici, però ho imparato molto presto. E da allora ha sempre cucinato? Sì, da allora ho sempre cucinato, cucino tutti i giorni, anche se magari non preparo sempre puntualmente il secondo, però un buon primo per a mezzogiorno lo preparo sempre. Le è piaciuto da subito cucinare o con il tempo?
Devo dire che sì, mi piace cucinare, però ci sono anche dei periodi in cui proprio non ne ho tanta voglia. Sì, diciamo che in inverno, forse perché fa freddo, non so, c'è più voglia di stare tra i fornelli, con il pane. D'estate invece, ecco, magari questa voglia diminuisce, insomma. E cosa è cambiato oggi nel tuo modo di cucinare? Beh, è cambiato nel senso che tra quello che cucinava mia madre, che faceva appunto dei piatti molto, molto tradizionali, con legumi, con verdure, eccetera, eccetera, adesso magari mi sono un po' adeguata ai desideri anche dei ragazzi, per cui magari ho inserito un po' di panna, un po' di besciamella, qualcosa del genere, insomma, cose che mia madre sinceramente non ha mai usato. Si ritiene brava a cucinare? No, non brava, semplicemente sento questa responsabilità della cucina, nel senso che comunque i miei figli, insomma, quando tornano a casa vogliono mangiare, quindi devo preparare, insomma. Quindi continuiamo con la preparazione del piatto. Sì, le patate sono ormai tutte pulite, più o meno quelle che ho pensato di mettere. Adesso dobbiamo sistemare, magari ci spostiamo sul tavolo del soggiorno, perché qui non c'è molto spazio per poter far venire il vino. Allora ci spostiamo, prendo il pane, ci spostiamo sul tavolo, così possiamo vedere meglio proprio come viene preparato. Queste vanno proprio sciacquate. Mettiamo sul tavolo, mettiamo le patate, in frigo ho il pollo, ecco. Allora, abbiamo sistemato un po' tutto sul tavolo. Adesso faccio un riepilogo degli ingredienti, di quello che occorre. Allora, le patate, il pane ammollato, un po' di carne, di pollo, cosciotti oppure anche delle alette spezzettate, la cipolla, il pomodoro serve, olio, sale e il formaggio anche. Allora si procede in questo modo. Intanto mettiamo proprio sotto alla teglia un po' d'olio, non tanto, a meno che non ci piace proprio molto molto saporito, però insomma senza esagerare, insomma più o meno va bene così. Poi ci mettiamo delle patate, facciamo come un tappeto, vale a dire rimettiamo sotto le patate. Ecco, e stendiamo così per tutta la teglia, insomma, in questo modo.
Poi prendiamo il pane, lo strizziamo perché si è un po', no, riempito d'acqua, quindi lo strizziamo in questo modo e lo sistemiamo così. Magari lo mettiamo da un lato. Ecco, questi bei pezzettoni che sembrano così molto bianchi, però poi rosolati sono veramente molto buoni. In questo modo. Bisogna usare le mani naturalmente, anche se sembra un pochettino, però insomma non si può fare a meno di stringere, di strizzare così. Allora. Qual è il trucco per farlo particolarmente appetitoso? Poi appetitoso, ma normalmente con questi ingredienti viene già molto appetitoso, perché c'è il sapore della patata, della carne, questo pane abbrustolito, l'olio, insomma, quindi normalmente è già molto appetitoso, molto buono. Quindi ci mettiamo poi dall'altra parte la carne e ci mettiamo anche, ho preso delle alette che sono, c'è poca carne però danno un buon sapore, insomma. Ecco, mettiamo così. Dopodiché possiamo procedere, ecco, mettiamo dei pomodori, i pomodori sono dei pomodori che preparo sempre in estate, ho detto prima, possiamo mettere anche così, li mettiamo con questo contenitore, di solito metto anche il basilico quando preparo questi boccacce, allora, e quindi li mettiamo un po'. Oppure se ci sono pomodori freschi, ciliegine, si possono usare anche molto bene quelli, anzi, diciamo che vanno meglio. Oggi non ne ho, quindi sto utilizzando i pelate. Quindi, signora Vita, la scelta determinante sarebbe gli ingredienti principali. Allora, la scelta importante, al di là del pollo, delle patate, la scelta importante è il pane, perché con un altro tipo di pane sicuramente non verrebbe lo stesso risultato. Questo è il pane casereccio, il pane che ancora adesso più o meno si prepara come una volta, viene cotto nel forno a legna, quindi ha un sapore particolare, insomma. D'altra parte il pane di Latezza, come ho detto prima, è veramente molto molto conosciuto e apprezzato dappertutto, insomma. Quindi dopo aver messo il pomodoro si può spezzettare anche la cipolla. E quindi ecco, questa per esempio è una cosa che se piace e allora si esagera un pochettino, diciamo. Se invece i ragazzi magari non vogliono sentire questo odore, e allora se ne fa anche a meno, però normalmente voglio dire è gradevole, è abbastanza gradevole. Dopo aver sistemato il pomodoro, abbiamo messo anche la cipolla. Adesso praticamente possiamo mettere un filo, anche qui un po' d'olio sopra. Possiamo mettere l'olio. E poi ci mettiamo anche un po' di formaggio. Allora, sciacquo un attimo le mani. Allora, ci mettiamo un po' di formaggio anche Quindi sopra. ha dei fornitori fidati per gli ingredienti? Sì, per tutto quello che compro. La macelleria che dove di solito vado a comprare la carne, anche il fruttivendolo, è un fruttivendolo che conosco. Di solito ecco, frequento sempre gli stessi negozi perché loro mi conoscono, sanno quello che voglio e quindi mi danno appunto quello che io desidero. La teglia è già pronta, adesso si può infornare e dovrà cucinare per 3 quarti d'ora a 200 gradi. Allora, ecco, si fa cuocere accendendo sia la
parte di sotto che di sopra del forno a 200 gradi per 3 quarti d'ora, sì. Poi magari se la parte superiore non è proprio come desidero, non è abbrustolita abbastanza, allora magari accendo un po' il grill o la parte aumento un po' la temperatura finché il tutto non è così come io desidero, insomma. Allora, signora Vita, ci sono altre donne brave che conosce? In cucina? Sì, certo. Sì, sì, ci sono tante persone molto brave che si dedicano e che preparano tante cose veramente buone, anche voglio dire, cominciare dalla pasta ripiena, che so io, tortellini, ragioni, e che fanno proprio in casa, quindi sì, c'è tanta gente che conosco che prepara tante cose. Hanno dei trucchi? Sicuramente la qualità della materia prima, insomma, se serve della carne di prima qualità, di ottima qualità, e poi naturalmente proprio l'esperienza nel fare la sfoglia, nel fare l'impasto e tutto quanto. Le piace mangiare bene? Molto, sì. È importante per lei saper cucinare? Sì, è importante perché, voglio dire, a parte il fatto che abbiamo l'abitudine di mangiare sempre in casa e che andiamo fuori solo per qualche occasione particolare. Quindi effettivamente se non le prepariamo le cose va a finire che ti mangi dei piatti così un po' arrangiati. Ti fa piacere sentirti dire che sai cucinare? Sì, mi fa piacere, però voglio dire, non penso di essere esageratamente brava, faccio più o meno quello che fanno tutte le mamme. E cos'altro diresti di te per dire chi sì? Ah, sono una persona normale che vive in casa, che insomma faccio di solito sempre le stesse cose, nel senso che pulisco la casa, lavo, stiro e poi mi concedo anche qualcosa proprio di mio, di personale, che so io, una passeggiata, mi piace anche un pochettino leggere, magari ecco qualche buon libro, qualche cosa del genere. Dopo 45 minuti la teglia è pronta, il pane si è abbrustolito abbastanza, il risultato più o meno è questo. L'odore è invitante, molto buono. Signora Vita, quale sapore deve avere questa ricetta per essere così buona? Deve essere croccante soprattutto, insomma, deve fare cric-croc. Grazie per la sua ospitalità. Grazie a voi. Buon appetito.